Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di lettura digitale, in particolare come faccio a scegliere gli ebook da leggere, quando preferisco leggere in digitale piuttosto che nella versione cartacea. Siccome è una domanda che sorge spontanea nel momento in cui uno legge sia in cartaceo che in digitale, mi è sembrato interessante parlarne con voi. Innanzitutto un elemento per me fondamentale è il prezzo. Infatti in ebook è possibile trovare libri a 99 centesimi, 1,99€, 2,99€, quando la versione cartacea può costare dai 15 euro fino ai 20-25. Ad esempio Elantris di Brandon Sanderson nella versione cartacea costa 26 euro, in quella digitale 1,99 euro. Quindi spesso e volentieri è vantaggioso leggere in digitale, appunto perché si riesce a leggere di più ad un prezzo contenuto. Non è un discorso che vale per tutti i libri, me ne rendo conto, come mi rendo conto che è possibile trovare tanti libri cartacei usati anche a 1 e 2 euro, però nel momento in cui si va a valutare un prodotto, diciamo, nuovo, secondo me è un fattore da tenere in considerazione, soprattutto per chi legge tanto, perché così va a risparmiare considerevolmente, e anche per chi legge tante cose diverse. Un altro fattore infatti decisivo per me nella scelta fra ebook e cartaceo è il tipo di libro che voglio leggere. Se si tratta di qualcosa di nuovo, un genere magari che conosco poco, un autore che non conosco, qualcosa comunque che non sono sicura mi possa piacere, spesso e volentieri scelgo l'ebook, proprio perché spesso vado a risparmiare sul prezzo totale del libro. Ho notato che questo mi incentiva a sperimentare di più, a buttarmi in generi che magari non sono proprio nella mia comfort zone, a provare generi differenti, autori che non conoscevo. Nel mio caso specifico, soprattutto per quanto riguarda i fumetti, mi sono avvicinata da un annetto poco più alla lettura in digitale dei fumetti, quindi non sono una grande esperta in questo campo, però spesso e volentieri ho acquistato la versione digitale di tante graphic novel che hanno un prezzo considerevole, ad esempio a 99 centesimi. Questo mi ha permesso di conoscere degli autori che prima non conoscevo. In questo modo mi sono appassionata tantissimo ad esempio a The Sender. Non sempre mi sono imbattuta in letture così interessanti che mi abbiano piacevolmente sorpresa ed appassionata, però comunque mi ha permesso di aprire i miei orizzonti, di sperimentare e buttarmi, di conoscere cose comunque nuove. Riprendendo un attimo ad esempio il carissimo Elantris di Brandon Sanderson, un'altra cosa che ho visto fa la differenza per me fra il cartaceo e il digitale è la lunghezza del libro. Questo libro in particolare, come vedete, è abbastanza corposo, conta 700 pagine, quindi non è sempre facile da portare in giro, soprattutto per una persona che magari deve fare molti viaggi, per una persona che deve andare a lavoro sui mezzi pubblici, che viaggia tanto. Non è una cosa molto pratica da portarsi in giro. Mentre negli e-reader, che è una cosa sottilissima, molto piccola, ci stanno tantissimi libri diversi. Quindi per quanto mi riguarda è anche più pratico, soprattutto per me che vado al lavoro, magari vado in giro, mi porto lo zaino, non ho sempre voglia di portarmi chili e chili di libri. In questo modo posso portarmi tantissimi libri diversi senza dovermi spaccare la schiena. E leggendo proprio Elantris mi sono accorta che leggendolo in digitale ero anche più motivata, tra virgolette, a leggere, perché quando avevo in mano il cartaceo vedevo che mi mancavano ancora pagine, 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 e mi appesantiva questa cosa, mentre leggendolo in ebook questa sorta di ansia non c'era, perché anche se è vero che si può conteggiare la percentuale, le pagine, non si vede con occhio quanto manca, che punto si è una cosa abbastanza superficiale a cui sinceramente non ho mai fatto caso finché non mi sono messa a leggere Elantris. Un altro fattore che mi fa decisamente puntare verso gli ebook è la lettura in lingua. Preferisco di gran lunga leggere in inglese sul Kindle, questo perché è molto più semplice per me. Non ho un livello di inglese particolarmente alto, mi piace però leggere in inglese soprattutto per allenarmi con la lingua, e questo comporta la ricerca di alcuni termini durante la mia lettura. Mi sono accorta che leggendo in cartaceo molte volte non avevo voglia di tirar fuori il dizionario, il telefono, il computer per andarmi a cercare i termini che non conoscevo. Mentre leggendo in digitale è tutto molto più semplice, perché basta semplicemente tenere premuto sulla parola per aprire, diciamo, il dizionario. Leggere in inglese sul Kindle mi è stato molto d'aiuto per arricchire il mio vocabolario di inglese, per allenare meglio la lingua. Diciamo quindi che il 90% delle volte preferisco leggere in inglese sul Kindle, proprio perché mi è più semplice, mi aiuta e semplifica tantissimo. Preferisco poi la versione digitale quando si tratta di un libro appena uscito. Ci sono diverse case editrici, infatti, che pubblicano prima la versione digitale, dopo una o due settimane quella cartacea.
quando c'è un titolo che aspetto impazientemente, che proprio lo voglio leggere immediatamente, cado sempre nel prendermi la versione digitale in modo da averla sotto mano subito. Cosa che ad esempio è accaduta con La casa dei sogni di Marzia Bisognin, era uscita infatti prima la versione digitale. E anche se aveva un prezzo non tanto contenuto, perché era quasi 5 euro, l'ho acquistato immediatamente perché non vedevo l'ora di leggerlo. Oppure, questo penso mi sia capitato una volta soltanto, se il libro cartaceo non è attualmente disponibile, quindi va ordinato e arriverà non si sa quando, inizio a leggerlo in digitale. Può essere comodo se ad esempio è un libro di testo su cui dovete studiare, o semplicemente se come me certe volte siete presi dall'ispirazione e proprio non potete attendere. E lo so che può essere una ragione un po' banale e sciocca, però in realtà questo mi ha frenato, mi ha fatto risparmiare tanto, perché spesso e volentieri i libri per cui ero più emozionata mi hanno delusa tantissimo, e quindi probabilmente del cartaceo me ne sarei sbarazzata. Oppure non tanto per la smania di avere sotto mano immediatamente un libro, ma quando ad esempio il libro va fuori produzione, fuori stampa, fuori catalogo, insomma quando non è più reperibile. Penso mi sia capitato una volta con un fumetto che non ci fosse più la versione cartacea ma soltanto quella digitale, quindi è stata una vera e propria salvezza. Anche se non per tutti i libri e fumetti esiste la versione digitale, purtroppo. Infine, un altro fattore che tengo in considerazione è il tipo di libro che voglio leggere. Mi sono accorta che i saggi, autobiografie, testi in cui spesso e volentieri vorrei segnarmi le citazioni, annotazioni, segnarmi comunque qualcosa, preferisco utilizzare il Kindle. Anche in questo caso basta semplicemente tenere premuto e scorrere il dito per evidenziare o segnare citazioni e annotazioni varie. È quindi molto rapido e semplice. Non ho nulla contro lo scrivere sui libri, fare segni, mettere post-it, anzi spesso e volentieri mi piace, però sono anche una persona a cui piace condividere i libri, quindi questo potrebbe essere spesso di intralcio per chi viene dopo di me a leggere libri, altre volte magari li prendo in prestito da qualcun altro, quindi non sempre mi è possibile annotare queste cose. E avevo preso l'abitudine di segnarmi tutto su un'agenda, ma spesso non ce l'ho dietro con me, diventa complicato. Insomma, sul Kindle invece mi è molto più semplice. Non è un fattore sempre decisivo, ma se ho la possibilità di scegliere fra il digitale e il cartaceo, più della metà delle volte preferisco il digitale perché mi è più semplice da utilizzare a scopi, tra virgolette, di studio, approfondimento. Questi erano quindi i casi in cui preferisco la versione digitale a quella cartacea. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi, se preferite leggere in digitale, quali sono i momenti, i fattori decisivi che vi fanno optare per questa scelta, e in generale se vorreste altri video su questo tema. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!